Ciao a tutti amici, io sono Francesca. Oggi voglio farvi vedere cosa pranziamo. Semplicemente delle pennette con panna e prosciutto cotto. È una ricetta davvero molto semplice che si prepara nell'arco di 10 minuti, il tempo di cottura della pasta. Ma anche se è una ricetta così semplice, ho deciso di registrarla ugualmente, così per portarvi il mio saluto, un abbraccio e un sorriso da parte mia in questo periodo in cui magari le cose non vanno proprio benissimo. Noi dobbiamo essere positivi e cucinare. Cuciniamo, cuciniamo tutti insieme, che ne dite? Andiamo in cucina. Questi sono gli ingredienti super facilissimi. Allora, abbiamo mezzo chilo di pennette rigate. Dopo abbiamo 200 g di prosciutto che ho già tagliato grossolanamente. Due confezioni di panna, quindi 400 g di panna. E un po' di burro a vostra scelta, questo sarà all'incirca un 40 g. Poi se ne volete mettere di meno perché magari siete a dieta, o se ne volete mettere di più a vostra libera interpretazione. Come vedete ho già messo l'acqua sul fuoco, acqua con un cucchiaino abbondante di sale. Adesso andremo a calare la pasta. Bene, una volta che il burro si sarà sciolto, possiamo inserire il nostro prosciutto cotto all'interno. Facciamo rosolare il nostro prosciutto per un paio di minuti. E andiamo ad aggiungere un altro ingrediente molto importante, che prima non vi ho mostrato, e che è la noce moscata. Eccola qui, adesso vado a grattugiarci dentro della noce moscata che darà un profumo bellissimo. Noce moscata messa. Ovviamente si può mettere anche il pepe nero, però se stiamo cucinando per dei bambini ve lo sconsiglio. O se soffrite per esempio di gastrite, di ulcera, ecco insomma, in quei casi è da sconsigliare l'uso del pepe nero, però se volete, se state benissimo, potete mettercelo e lasciamo andare. A questo punto inseriamo la nostra panna fresca. E lasciamo asciugare per un 3 minuti circa. Che golosità questo piatto! Io personalmente nella pasta con la panna non aggiungo il sale perché trovo che basti il sale rilasciato dal prosciutto cotto. Nel frattempo ho scolato la pasta e adesso la andiamo ad aggiungere. Mescoliamo. E voilà, la nostra pasta con la panna pronta in 10 minuti. Durante il tempo di cottura della pasta è pronta per essere mangiata. Eccola qui, la pasta è pronta e adesso l'assaggio. Buonissima, davvero deliziosa, un piatto che si prepara in pochissimi minuti e che piace davvero a tutti, grandi e piccini. Buon pranzo o buona cena a tutti, ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao!